siamo ancora qui al Maracanã, questa volta con la Roma che ne esce sconfitta anche stasera dal Trap. Finisce il campionato, la Roma è in Europa League senza playoff. Comunque alla fine, caro capitano Cassese, è un buon anno per lei. Sì, abbiamo 17 punti nella sfortuna, e qui abbiamo forse la persona più sfortunata di questo torneo. Diciamo abbiamo mollato un po' le ultime due, perché comunque dopo la vittoria con l'Everton sapevamo di aver raggiunto i punti che ci servivano, quindi abbiamo un po' mollato. Anche stasera si è visto un po' l'atteggiamento dell'altra volta, quindi molto compassato. Molto compassato. Eravate appagati dalla vittoria contro Ruggiero, ci tenevate a qui la vittoria. Esattamente, esattamente. Poi vedremo solo anche il balletto in questi giorni, come promesso. Addirittura. Il balletto di fine partita, partita mai finita quella. Esatto, chissà perché poi. Non so perché vi. Una bambinata di Ruggiero. Esatto, non voglio parlare però che c'era anche, si girava nei dintorni del campo anche stasera. Sì, sta facendo degli schemi, sta provando degli schemi perché vuole migliorare sui calci piazzati, poi non so se ci riuscirà. Abbiamo qui, come hai detto tu prima, il caro Litto. Il caro Litto che si è fatto male l'ultima partita, un mesetto di stop o qualcosa in più? Penso qualcosa in più, un mese e mezzo credo. Ce la farai per l'Europa League? Ecco, andando sì. Andando Ruggiero, vediamo. Andando Ruggiero vuole intervenire, parlavamo proprio di te. Volevamo capire perché sei uscito dal campo l'altra volta, come mai, contro la Roma. Diciamo, una delle poche soddisfazioni della Roma è stata vedere Platone Ruggiero uscito dal campo a testa bassa. No, sono uscito dal campo perché l'arbitro mi ha espulso. Però anche la ha fatto due passi, cioè è faticato. Anche tutta la tua squadra è uscita. La mia squadra sono il capitano esce dal campo, c'è anche la squadra. La prossima volta uscirà anche dal trofeo Jack, se fa una cosa del genere, questo lo diciamo in diretta, comunque non fa niente. Dicevamo, come vedi questa Roma nell'Europa League? Puoi dire la sua, tu come l'hai vista in campo? No, comunque è una squadra organizzata, è al completo e se la può giocare contro tutti, è una buona squadra. Giovedì ci dicono che qualcuno ci ha detto che farà un piacere al Porto, gli darà qualche punto, è stato contattato dal capitano in settimana? No, niente di tutto questo. Noi facciamo la nostra partita, dobbiamo vincere, perché abbiamo bisogno di 3 punti per un buon piazzamento per capitare non nel girone di ferro. Quindi noi daremo il massimo, porteremo anche dei conquisti molto probabilmente che ci accompagneranno durante il cammino della Champions. Invece la Roma rimane questa qui, gli acquisti sono stati già fatti. Questa Roma adesso con questo impianto, con Mister Lee, Mister non più Lee, insomma Mister Isidoro Tardivo, punta a fare bene nell'Europa League, addirittura vincerà. Noi puntiamo a fare bene, poi logicamente dipende, perché come diceva Giovanni, al completo siamo una buona squadra, il problema è che non siamo quasi mai al completo, perché tra allenamenti di basket, pallavolo, calcio, dirette TV, Defeo è da scartare. Defeo è da scartare secondo lei? Defeo diciamo è un personaggio strano. Un storico. L'ultima domanda, poi lo lasciamo fare la doccia. Come mai non c'era Isidoro Tardivo in panchina? Mica è un addio. No, è assente giustificato perché è una cena di lavoro. Abbiamo 1000 impegni di videonola. Quindi... Lo aspettiamo domani in campo, allora domani alle 3 in campo contro Spizzi. Visto per la cena. Concediamo anche il capitano della Roma, lo lasciamo fare la doccia, anche il presidente dell'Everton. Il presidente. È tutto per stasera, da Maracanã. Ci vediamo giovedì. La prossima. Non c'è la...